Ecco i cerimoniali, siamo in sala cortile d'amore di Palazzo da Curzio. Abbiamo andiamo, è stato più senso? Qua siamo. No, giù. Aspettiamo il rettore. Il sindaco lo troviamo direttamente sul sindaco. Non devi aspettare il rettore. Esatto. Sono in attesa del rettore, come avete sentito. L'assessore del rettore è la guida turistica. Building of the city hall. The city hall. The 8th century. And this is the Piazza Maggiore. Piazza Maggiore. Altre immagini di sempre nel Palazzo da Curzio, nel cortile d'onore. Siamo in attesa che arrivi il magnifico rettore. Eccolo che arriva. No, loro saranno fortissimi. Saranno allenatissimi. Ok, we have the rector of the president of the University of Bologna. In questa occasione, oltre che i laboratori, può vedere le bellezze architettoniche. Sì. Ok, the last one. This time, in addition to visiting labs, you can also visit the city. Yes, very much. It's working. Grazie mille. A dopo. Okay, off we go. Where are we going? I'm not going to go. Where is the map time? Abbiamo completato questa prima fase in Cappella Farnese, adesso gli astronauti, come potete intravedere, si avviano in sala borsa dove ci sarà la conferenza pubblica e dove approfitteremo per completare il giro delle interviste. Restate con noi e seguiteci. How are you doing? You're not following them into the bathroom, are you? Ah, okay, you're going to the bathroom, excuse me. Vorrei fare una chiacchierata con lei per la mia TV. È una TV un po' particolare, un po' riservata, ragazzi. La TV, io queste cose qui quando hanno fatto le cose in 3D, per esempio, no? E le immagini si vedranno, eccetera. Questa qui è la nuova tecnologia. E noi siamo sul web, quindi siamo digitali al 100%. E la sua produzione rimane comunque un'eccellenza di Bologna, se lo lasci dire. Io ho cominciato l'universo, l'ho citato prima, io nel 41 c'ero un professore, io all'università di fisica, il professor Bonino, 41, ero il primo figlio che mi parlava dell'universo che si espande. E quindi ora è la visione dell'universo, è una visione che comporta anche delle valutazioni metafisiche, diciamo, certo. Poi uno le coglie in un modo o in un altro, diciamo. Però è logico che dell'universo, com'è l'universo. Oggi poi si parla tanto di antimateria piuttosto che non la materia. Antimateria, non mi parli di queste cose qui perché allora dovrei parlare a lungo. Sono cose che conosco. Beh, immagino. Grazie, alla prossima. E dopo questa dotta disquisizione del patron della Fondazione Golinelli, Marino Golinelli, continuiamo il nostro viaggio e ci avviciniamo a Sala Borsa. Restate sempre con noi. Eccolo qua. Ci mettiamo qua così. Sì, qua. Così. Allora non puoi essere impreciso così, 2 secondi, per loro sono giustamente significativi. Sì, 1 minuto. Ok. Un minuto calcolato
con la macchina che calcola i 15 milionesimi di secondo, allora sono tanto. Eh sì, tantissimo. 1 minute calculated with a machine that calculates 50 million seconds, it's quite a lot. Oh no. Okay. Katie Coleman. Yeah. Quale ruolo ha? What's your role on the I am with on Expedition 26 and 27 with Paola Nespoli. We spend 6 months on the International Space Station. Era con Paola Nespoli nella spedizione 26 e 27 sulla Stazione Spaziale Internazionale per 6 mesi. Concludendo, il futuro di queste missioni? Future. The future is using the space station, which we have, it's ready, it's finished, and we're doing experiments, and using that to learn about life in space for going on to the moon and Mars. Il futuro è utilizzare ancora la stazione spaziale perché ce l'abbiamo lì, fare esperimenti scientifici e sapere qualcosa di più sulla Luna e su Marte. Bene, thank you, grazie, a dopo. Bene, con un pizzico di galanteria giustamente abbiamo intervistato anche quella che ho chiamato astronautessa, e mi perdonerete il termine. Comunque restate sempre con noi che adesso andiamo in sala borsa. Vai giù Marcello, vai pur giù che ti... Ci sentiamo un po' cavalli a scendere da questa scalinata. Allora, sì. Sorretto dal... Ah, ok. Un'occasione troppo ghiotta. Sì. Anche sulla navicella, un matrimonio sulla navicella, che ne dice? Non so, se non l'hanno ancora fatto potremmo pensare. Lei in prima fila però. Vediamo. Giustamente. Buon matrimonio a tutti allora, arrivederci. Fighting like a couple.
they will follow what they tell us. We should try to follow them. What's missing? Drew? Drew is there. Drew! Drew! Drew. Well, so far it was a completely total chaos. Now on the schedule set, I want to know what's happening, okay. And I want to know who's in charge, and I would like to ask to stay all together so we can follow. Okay, there's a moderator. But if people, we either need to leave or. Cosa sta succedendo, Marcello? E allora, sta succedendo che stanno entrando in sala borsa e si avvicinano, si avvicina per noi, per tutti, il momento della conferenza, il momento che tanto aspettano i numerosi bolognesi intervenuti per l'occasione. Adesso entriamo anche noi e cercheremo di cogliere gli aspetti più interessanti di questa conferenza. E non è una conferenza stampa, ma una conferenza poi. Io la chiamo stampa per abitudine, abbiate pazienza. E venite sempre con noi. Molto bene. Esatto. Sì. Siete della stampa? O se vi è qualcuno? Di qualcosa? Sì, che con questo largo ai giovani abbiamo veramente concluso e arrivederci sul web. Ok. Ciao! 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 Ciao. Www, ovviamente. Spazio Ultima Frontiera, eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise volta alla missione di nuove forme di vita. Curiose e interessanti, là dove nessun uomo è mai giunto prima d'ora.
www.djtvonline.com. Ok. No, perché di solito sono di metto un lì, se dico DG scrivo DI, capito? DJTVonline. Ci vediamo, ci diamo un appuntamento, un dating. No, domani sera. Ci diamo un appuntamento mercoledì a Saturno o Venere? Dove ci vediamo? Venere. C'hai il. Prendi il. Fai il capo. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi!